Amiche ed amici della lettura, salve. Oggi parleremo di un argomento un po' spinoso, una verità scomoda, un elefante nella stanza, qualcosa con la quale ci confrontiamo direttamente o indirettamente nel corso della nostra vita, ma di cui non ci piace parlare. Parleremo di Alzheimer, parleremo di malattie neurodegenerative, ma ne parleremo con l'ospite di oggi. Direi di dare il benvenuto a Giulia Pretta. Ciao Giulia! Ciao Alfonso, grazie mille per l'ospitalità. Mi vedrai fare le prove di luce intanto, perché qui ci sono nuvole che vanno e che vengono e quindi ogni tot farò qualcosa per cercare di non sembrare troppo scura, ma non ci sto riuscendo. Vabbè, non importa. L'importante è Beh, che si senta. direi che questo ci rende ancora più reali, ancora più veri. Esatto, sì, rende ancora più vero il fatto che ancora non ho il lampadario in questa stanza e quindi non ho un'illuminazione adeguata. Guarda, potrei dirti di venire a fare un giro qui in appartamento per vedere ancora le lampadine appese, ma ti risparmio l'imbarazzo. No, io continuo, insisterò fino alla fine. Va bene, basta. Come stai, Giulia? Tutto bene, a parte la mancanza di lampadari, direi è tutto a posto, ma solo in due stanze. Fatalità, proprio nello studio, manca l'ultimo, ma è in arrivo, quindi a parte questo, tutto a posto. Beh, io direi mancanza di lampadari, però vedo una bellissima libreria alle tue spalle, anzi, che dico libreria, più librerie. Sì, questa è solo una parete. Poi ho librerie diffuse in casa, cioè sono in ogni angolo della casa, ad eccezione dei luoghi umidi tipo il bagno, però sì, sono dappertutto. Qui se ne vede una parte e poi sono anche in cucina, anche negli stipetti della cucina ci sono romanzi, perché non si sa mai, magari ti viene voglia di leggere, che stai guardando la pasta e allora è già tutto pronto. Beh, e soprattutto quando si usa il forno, che magari c'è il timer, perché spostarsi se devi controllare, se devi, Esatto, insomma. no, poi io sono una, soprattutto io cucino molti dolci, quindi mi piace vedere quando lievitano in forno, quindi sembro un gatto che guarda la lavatrice perché guardo il forno e sto lì ferma. Vabbè, C'è comunque. una magia nella lievitazione, è una cosa meravigliosa, soprattutto quando poi inforni l'impasto e lo vedi cambiare, poi c'è quel profumo. Esatto, c'è una magia, ma c'è anche una mania ossessiva compulsiva del controllo da parte mia. E ho l'impressione che se non lo guardo lui non lieviti, se mi distraggo lui decide che no, non lievito perché tanto nessuno mi sta a guardare e quindi resto lì per sicurezza, per farlo sentire sotto pressione. Giulia, per chi non ti conosce, partiamo dall'inizio. Chi è Giulia Pretta? Bella questa domanda perché mi sembra il pezzo di V per Vendetta, no? Il film dove c'è Natalie Portman che chiede a V chi lui sia e lui che le risponde una cosa tipo chi è la forma conseguente alla funzione e le dice quanto sia assurdo chiedere chi esso sia a un uomo in maschera. Io faccio un sacco di riferimenti e citazioni pop su questo, poi anche nel romanzo ce ne sono tantissime, sono veramente la mia cifra, quindi ogni tanto me ne uscirò con queste cose. Comunque chi sono? Chi sono o che cosa faccio? Perché poi è una domanda che si può anche andare a sovrapporre, parzialmente rispondere così come no. Comunque sono un'archeologa che si è riconvertita al mondo della scrittura, quindi ha vissuto un paio di vite lavorative, diciamo, nel corso degli anni, e che sogna di vivere in Nord Europa e fare la pasticcera. Ecco, questo potrebbe essere chi sono in sintesi, oltre a una persona che ogni tanto diventa scura e poi riesce il sole e continuerò a dirlo, che fastidio. Senti, lo sapevi che il primo attore che avrebbe dovuto impersonare il personaggio di V rinunciò perché non riusciva a recitare con la maschera? Forse, No, dai, questa non la sapevo. Bella. credo sia stato un segno del destino, perché poi pronuncio male sicuramente il nome, Hugo Weaves. Weaving, sì, Errond per tutti gli Errond, per appassionati, tutti. ovviamente, o l'agente Smith, insomma, scelta. È stato meraviglioso in quella parte. Meraviglioso sempre lui, comunque, però sì, in quella parte, vi prevenite, non so quante volte l'ho visto, vabbè. Giulia, come nasce la tua passione per la scrittura? Quando è che hai sentito il bisogno di
andare al di là dello scrivere per te stessa e decidere di comunicare poi le tue idee, le tue emozioni, le tue esperienze, le tue storie con i possibili lettori. Allora, sono sempre stata un'accanita lettrice e io trovo che questa sia sempre la base per chiunque poi decida di approcciarsi al mondo della scrittura, perché metà del lavoro è già fatto se sei un lettore e se non sei una persona che legge molto difficilmente ti puoi approcciare alla scrittura, perlomeno l'ho sempre pensata così. Però per me il salto del provare a far leggere quello che scrivevo io ad altri che non fosse né me stessa né me medesima è venuto dalla scuola, perché avevo alle medie una professoressa di storia e italiano veramente molto brava, molto lungimirante, molto coinvolgente con i ragazzi e che aveva trovato questo concorso per ragazzi delle medie di scrivere un racconto, una sorta di favola urbana. Mi ricordo che la storia era di questo ragazzo che aveva un amico immaginario, un coniglio. Non so perché un coniglio, francamente, che lo aiutava a vincere una gara di videogiochi. Ho questo vaghissimo ricordo, poi per il resto non, dove per la prima volta mi è stato insegnato che ogni tanto puoi mettere i dialoghi, cioè metti i dialoghi che rende un pochino più immersiva la storia. Mi ricordo ancora questa cosa e poi i dialoghi sono diventate la mia ossessione e passione in quanto scrittrice. Quindi quel raccontino lì, proprio che era poco più di un tema alla fin fine, è stato il primo assaggio del far leggere qualcosa di mio all'esterno della mia mente o eventualmente della cerchia familiare e dire: vabbè, ma sai che c'è? È divertente, mi piace, perché non continuare a farlo? E quindi sono poi andata avanti con racconti sempre in ambito di concorsi legati alle scuole. Una cosa dedicata al Signore degli Anelli, mi ricordo, è stato il secondo racconto, anzi al mondo tolkieniano in generale. E ho ancora a casa il premio che avevo vinto, che è un gioco da tavola del Signore degli Anelli. Lo tengo come una reliquia, anche se è un gioco complicatissimo. Ci avrò giocato 2 volte in 25 anni, ma non importa, è lì, lo tengo come una reliquia. Un altro racconto dedicato al mondo di Guareschi, che insieme a Tolkien è l'altro mio autore feticcio, e poi da lì insomma un po' a cascata, continuando sempre a leggere tantissimo perché più che scrittrice continuo a essere una lettrice, questo sicuramente, e poi da lì si è andato avanti, gradino per gradino. Due domande. Cosa hai letto di Tolkien? Allora, dunque, vabbè, Il Signore degli Anelli 15 volte, almeno, come minimo, lo leggo tutti i Natali e l'ho letto la prima volta in quarta ginnasio, quindi facciamo i conti, ho 36 anni, quasi 37, quindi insomma se ne sono passati di anni. Poi vabbè, ovviamente Lo Hobbit, i racconti perduti, i racconti ritrovati, il Silmarillion solo 2 volte e ancora adesso non mi ci ritrovo, non mi ci raccapezzo, non mi ricordo assolutamente niente. Il Cacciatore di Draghi, Albero e Foglia. E adesso c'è tutta la riprubicazione delle storie di Tolkien per Bompiani che sto piano piano collezionando, ma al quale non mi sono ancora approcciata. Ammetto che non è una lettura semplice, ci va tempo, ci va mente, va studiato a livello filologico, quindi con calma. Ah, Il Signore degli Anelli ovviamente nella doppia traduzione va da sé, quella storica e quella ultima di Ottavio Fatica. Io li ho tutti, Chiaro. compreso il saggio sui draghi. Beh, ma ho una libreria dedicata apposta a Tolkien, assolutamente. Non, poi vabbè, saggi vari sulle sue, sulla, sul suo percorso artistico, quindi un po' di storia anche a latere rispetto alla produzione letteraria. Ah, e anche Mr. Bliss, quello della storia dell'omino in macchina, che prendeva spunto da un suo incidente automobilistico mentre andava a trovare il fratello, è molto carino. Senti, fatti fare questa domanda impertinente. Fammi uscire un attimo Vai, vai. diciamo, dallo schema. Che ne pensi della serie che hanno fatto su Amazon? Perché dopo ti dico la mia opinione, però visto che sei un amante di Tolkien, dai, voglio confrontarmi. No, mi dispiace, no, no, purtroppo l'ho vista e avevo fatto anche un video in cui cercavo di mantenere tutto l'aplomb possibile, non andare sul pregiudizio, non bocciarla a priori come era successo non appena c'è stato l'annuncio di questi anelli del potere.
No, sono arrivata alla fine con una fatica estrema e no, non penso guarderò neanche la seconda stagione, che per me vuol dire veramente tanto, cioè vuol proprio dire un rifiuto e un rigetto non da poco, quindi no, ahimè, la boccio. Cos'è che non ti è piaciuto? Ma la caratterizzazione un po' dei personaggi, lo sviluppo dell'azione, alcuni personaggi, alcune storyline che francamente erano totalmente inutili, ma tant'è la poca epicità e la poca memorabilità di tutta la serie. L'ho vista che sono neanche un anno alla fin fine, ci sono parti che già le ho dimenticate completamente. Quindi è già incisiva la cosa, è già indicativa il fatto che non mi ricordi che alcune parti di quello che è successo. Insomma, Amazon si poteva fare meglio, si poteva fare molto meglio, anche lavorando solo sulle appendici, perché nessuno dice che il materiale fosse scarso di partenza, però si poteva fare meglio di così. Senti, io voglio andare controcorrente perché è ciò che penso. Io dico sempre quello che penso. Vai. A volte, diciamo, il buon senso se ne va a farsi friggere. A me è piaciuta. È piaciuta per un semplice motivo, perché non mi aspettavo niente di realmente tolkieniano. Per un motivo semplice. Tolkien è stato Tolkien. E il vero Tolkien è contenuto nei libri, neanche le traduzioni, attenzione, gli originali. E sai che cosa mi ha infastidito invece? La trilogia sullo Hobbit. Ah beh, quella non. Perché è stata così stiracchiata, così americanizzata, quella battaglia talmente tirata per le lunghe. Che a un certo Purtroppo punto ho sì. detto, bello il viaggio, bello lo scassinatore, bello il momento anche del confronto col drago, però poi a un certo punto la battaglia non si poteva vedere più perché veramente tirata troppo per le lunghe. Perché parliamo della storia d'amore, parliamone. Se proprio dovessimo dire no, purtroppo neanche l'Hobbit ha riscosso particolare successo, l'ho visto un paio di volte, però no, è lento, lì sì, era tirare su tre film un libro che era per bambini, oggettivamente parlando, era un po' troppo, hanno voluto cercare di riproporre quello che era stato successo della trilogia madre, diciamo, e quindi. Avrebbero potuto attingere a piene mani da, non lo so, magari tre storie prese o dai figli di Húrin o dai racconti incompiuti, sai, una trilogia intesa come tre capitoli però autoconclusivi, sarebbe stato molto più interessante come esperimento. Forse per gli appassionati, non so se sarebbe arrivata così bene al grande pubblico che ha bisogno del collegamento all'opera famosa, ed è per questo che gli Anelli del Potere hanno cercato in tutti i modi di legarla in una qualche maniera. Per me, scarsi risultati, ecco. Ritorniamo a te invece, Giulia. No, ma guarda, io non so come mai con chiunque finisco a parlare di Tolkien, non c'è veramente scampo. Vabbè, ma Tolkien è un grande. Guarda, Tolkien e Lewis, confronto Tolkien a mani basse. Assolutamente Non sì. c'è proprio nessun paragone. Ha creato un universo e all'interno di quell'universo ha fatto veramente quello che voleva. Ha creato personaggi meravigliosi, ma già solo la storia dei figli di Húrin è qualcosa di fantastico e tragico allo stesso tempo. Pensa che ho degli amici addirittura che non mi confessano di non aver letto Signore degli Anelli fino anni dopo la conoscenza, perché hanno paura, lo scopro magari dopo anni, ma sai, io non l'ho mai letto. In che senso? Ecco, non possiamo più essere amici. Ho detto, no, infatti o lo leggi o non ci parliamo mai più, quindi no, ma scherzo, però. Guarda, un mio amico, a un certo punto, durante una proiezione del Signore degli Anelli, dice: ma chi sta cantando questo, Aragorn, no? Cos'hai, Beren e Lúthien? Cioè, e chi so? No, vabbè, vatti a vedere, vatti a recupera il libro, magari te lo presto io. Anche no, io non te lo presto il libro, te lo vai a comprare, compra il Silmarillion e vai a leggere la storia di Beren e Lúthien. Ma tu, la caduta di Gondolin, quanta è bella la descrizione di Gondolin e quanta è tragica la sua caduta.
È difficile trovare qualcosa che non sia bello, un po' il problema è quello È a un certo vero, punto, è vero. anche con tutto lo spirito acritico che uno può provare a esercitare nel momento in cui c'è ecco sì, questo è uno dei pochi autori per cui io posso veramente dire di avere un amore incondizionato. Quindi. Anche i racconti incompiuti sono meravigliosi, cioè c'è poco da dire. E gran cappello al figlio che ha fatto questo lavoro comunque filologico di recupero, se no avremmo letto la metà di tutto ciò, quindi. E sai qual è la chicca, secondo me, di tutta l'opera tolkieniana? Vai. Il mistero di Tom Bombadil. Tom Bombadil è un personaggio che io adoro alla follia, veramente. Io potessi avere 3 minuti con Tolkien redivivo, non lo so, gli chiederei da dove arriva Tom Bombadil, che fine hanno fatto i due Istari Blu e chi è la mamma di Legolas. Avrei queste 3 domande E lui ti proprio. risponderebbe qualcosa del tipo: non te lo dico. E la chiuderebbe lì. Cioè, Può proprio. No, dimmelo, ti prego, dimmelo. Giulia, tu hai parlato, ho capito, ti piace Tolkien, questo è chiaro a tutti, ma quando è nata la tua passione per la lettura e soprattutto hai un genere letterario preferito? Allora, oddio, la passione per la lettura, voci di corridoio familiari dicono che io abbia imparato a leggere più o meno verso i 4 anni e mezzo. Mia nonna era maestra elementare, quindi mi ha insegnato molto presto a sillabare, quindi anche le favole della buonanotte, le storie, tutto, mi hanno sempre letto. Fino a che non sono stata in grado di leggere, io ho sempre avuto qualcuno che mi raccontava storie, quindi non c'è mai stata mancanza in questo senso. Come genere letterario, vabbè, ovviamente il fantasy e poi la narrativa familiare, le saghe familiari sono veramente il mio mare magnum dove pescare quando non so che cosa leggere, ma saga familiare sicuramente andrà bene. E poi la flash fiction, quindi i racconti brevissimi, dalle 6 alle 1000 parole, che trovo una sperimentazione stilistica e linguistica contenutistica straordinaria, da Fenéon a Joffrey, tutto quello che c'è di flash fiction. Lo divoro, assolutamente. Vero, non è semplice. Quello è probabilmente l'esercizio più complesso per quanto riguarda la scrittura breve. È più importante quasi gli spazi bianchi tra le parole che non le parole stesse, quindi richiede al lettore una forma di attivazione molto diversa rispetto a quella del romanzo, dove bene o male, dico che sei guidato costantemente, però ti vengono date le informazioni che ti servono per capire la storia. Nella narrativa brevissima, no, quelle informazioni te le devi un po' andare a cercare. Lo trovo un esercizio mentale anche per chi legge, stimolante. Passiamo al tuo romanzo. La Perché monogamia dei. se siete arrivati fino qui, ci avete sentito parlare di Tolkien, di tutt'altro, parliamo di un romanzo, perché poi noi ci siamo persi via. La monogamia dei Calzini. Partiamo dal titolo. Perché questo titolo? Sono così fiera di questo titolo sempre e comunque perché paradossalmente, cioè rispetto a quello che si dice l'iter di scrittura, no? Che il titolo arriva un po' alla fine, che lo devi pensare, che poi si decide ovviamente insieme alla casa editrice e tutto, per me ha funzionato al contrario sto giro perché la prima cosa a cui ho pensato è stato il titolo e da lì è venuta poi fuori la storia, che è nata poi semplicemente da un episodio di vita domestica normalissimo perché si stava mettendo a posto il bucato e ci accorgiamo ovviamente che mancavano dei calzini, perché questa classica storia del buco nero dove finiscono i calzini, come canta anche la canzone di Vinicio Capossela che è messa in esergo anche del romanzo, e guardavo questi calzini tutti soli, dicevo, poverini, però pensa adesso, fatalità erano anche dei calzini con fantasia, che non ne ho, io li ho tutti neri i calzini da quel momento perché mi spiace se no perderli, ed erano calzini con fantasia, quindi quello rimasto ci potevo fare niente, non è che lo potevo riabbinare a qualcos'altro. Lo guardo e dice, ma poverino è rimasto da solo, i calzini, pensa, hanno abitudini monogame, e quello che resta da solo che cosa fa? Cioè la sua vita, come andrà avanti, che scopo troverà? Insomma, mi sono messa a fare tutta una storia su sto povero calzino solitario, con mio compagno che mi guardava a metà tra la condiscendenza e il se non mi muovo troppo in fretta non diamo origine a una crisi psicotica. E da quel momento ho detto, pensa però se questi calzini fossero persone e se questo calzino fosse rimasto da solo e se all'altro calzino fosse successa la cosa peggiore che io riesco a immaginare, cioè gli fosse venuta una malattia neurodegenerativa, il calzino rimasto cosa farebbe? E da lì è venuta fuori quella che Alberto e Alice hanno preso il ruolo di calzini e hanno incominciato il loro viaggio così.
Sai che io i calzini singoli li riaccoppio? Ma se sono diversi anche? Sì. Cioè io guardo il lievito per paura che non cresca, cioè secondo te riesco a mettere calzini diversi insieme? Mi darebbe un fastidio tremendo, no, no. E una volta, sai che ho combinato? Sono andato a scuola con due scarpe, erano dello stesso modello, però con colore diverso. Avevo una scarpa blu da un lato e una scarpa nera dall'altro. E la cosa divertente, sai qual è stata? Nessuno ha avuto il coraggio di dirmelo. Anche Magari qualche nessuno se ne è collega. accorto. No, no, se ne sono accorti Ah, perché no, continuavano a ok. fissarmi i piedi. Io poi, non contento, ho l'abitudine di spiegare seduto o girovagando per la classe o seduto sulla cattedra. E la cosa bella era l'essere seduto sulla cattedra e fare con i piedi così. Quindi proprio metterglielo davanti e nessuno l'ha detto. Beh, un modello di discrezione tutte le persone che ti hanno incontrato, però no, assolutamente. Io ripeto, i calzini adesso sono tutti o neri o blu, così se ne perde qualcuno diventano promiscui, la monogamia è stata abolita, devono farsi andare bene un altro compagno, pazienza. Giusto. Senti, Giulia, approfondiamo ancora la monogamia dei calzini. Vorrei chiederti un aneddoto collegato alla stesura del romanzo. Allora, più che alla stesura vera e propria, perché in realtà, perlomeno per quanto mi riguarda, la stesura di un romanzo non ha chissà quali eventi improvvisi, chissà quelle lampadine che si accendono sulla testa, è un lavoro a scrivania a cui puoi dedicare un tot di ore, così come un tot di minuti in base al periodo, però è un lavoro dove sei da sola e fissi il computer, quindi non è che ci sia questo aneddoto particolare, nessun aneddoto particolare. Gli aneddoti sono venuti poi in fase di editing, in fase di lavorazione con Clara Stella, che è una delle fondatrici del Plurale ed è stata la mia editor durante il percorso prima della pubblicazione, ed è legato ai capitoli dedicati al gioco di ruolo, perché Alice e Alberto, se non si era capito dal discorso di Tolkien, ve lo dico a un leggero grado, a livello nerd non indifferente, che ho trasmesso ai miei personaggi, ovviamente, e quindi Alice e Alberto giocano di ruolo. E quando purtroppo è un dato di fatto, il gioco di ruolo magari non è così conosciuto a tutti nelle sue dinamiche, né come si sviluppa, né che cosa effettivamente si fa durante una sessione di gioco. E quando Clara e anche le altre plurali hanno letto il testo, si immaginavano che come gioco di ruolo si intendesse un altro tipo di gioco di ruolo, cioè giochi ricreativi per adulti. E quindi si immaginavano che a un certo punto questa sessione di gioco finisse in una scena spicy. E quando non è successo, mi ha scritto e chiede: scusa, ma loro quando poi alla fine quagliano, insomma, quando arriviamo al succo? E allora l'ho spiegato che cosa intendevo per gioco di ruolo, che non sono i giochi di ruolo dove ti vesti da elfa sexy e fai cose. Però è sempre divertente, la raccontiamo a tutte le presentazioni, perché io non dispero un giorno di riuscire a farla giocare di ruolo. Una sera lei continua a dirmi di no, ma insisterò e la porterò all'interno di questo magico mondo. Beh, scioriniamo un altro po' di cultura nerd. Giochi di ruolo vagamente spicy mettono Sheldon Cooper in una condizione di, come dire, impossibilità nei confronti di Amy. Tu pensa, adesso dico questa, non sono mai riuscita a guardare The Big Bang Theory. Ho guardato un paio di puntate, non so perché mi veniva sul nervoso, mi irritavo proprio tantissimo e quindi non sono mai riuscita a vederlo. Quindi mi rendo conto che è una lacuna nella mia formazione, ma Sì, nella tua formazione nerd è so una chi sono i lacuna. personaggi, bene o male, ma non, no, mai visto, non penso ce la farò mai. Io vorrei solamente dire a chi ci sta ascoltando, uno dei più bei giochi di ruolo è Risiko, però mi raccomando, accordi prematrimoniali prima di una sessione di gioco perché Risiko ha un alto tasso di causa un alto tasso di divorzio, quindi mi raccomando. Prendetelo con le Attenzione, però, dovute. qui distinguiamo tra board game e gioco di ruolo, cioè perché Risiko tecnicamente ha il tabellone Sì. con i carri armatini, loro giocano giochi di ruolo proprio di role playing, di interpretazione. Quindi, però sì, Risiko in effetti sì, fate gli accordi prematrimoniali prima di incominciare, che Allora vi potrebbe. suggerisco Whitechapel, così rimaniamo anche sul thriller, sul... Madonna, Whitechapel, che roccia. Avrò giocato due partite anche lì, mai più. Tutte le volte che giochiamo Whitechapel, no, no, per favore, qualcos'altro.
perché non capisco niente, non trovo mai la direzione in cui andare. Senti Giulia, il tuo romanzo affronta un tema, lo dicevamo in apertura, un tema abbastanza delicato, qualcosa di cui si parla, però sempre con una certa discrezione, anche perché in un modo o nell'altro interessa a tutti quanti, direttamente o indirettamente. Il disfacimento dei rapporti interni all'interno di una famiglia, di una coppia, causato da una forma di Alzheimer che può essere più o meno precoce. Sei andata un po' a gamba tesa su, diciamo, una sorta di tabù della società italiana, un po' perché ci si sente in colpa di quella, del venir meno di quella struttura familiare che un tempo, diciamo, dava comunque un peso e anche un ruolo agli anziani. In questo caso però noi parliamo di un Alzheimer precoce. Perché hai scelto proprio questa tematica? Allora, intanto quanto sia tabù, non so, ci sono delle narrazioni che raccontano di rapporti familiari con l'Alzheimer, ci sono diversi romanzi, diversi film, sia di produzione italiana che straniera, questo assolutamente. Però, allora, intanto l'ho scelto perché, come dicevo, quando è venuto fuori il titolo, è nella mia testa la cosa peggiore che possa capitare a una persona. Il tema della memoria per me è sempre stato interessante da affrontare. L'avevo affrontato in un precedente romanzo, giocando sui topoi della commedia romantica anni 90, e quindi avevo messo un piede a bagno, diciamo, per vedere se riuscivo ad approcciarmi alla cosa. Qui invece ho voluto proprio affrontare quello che è il mio terrore, insomma, ovvero la perdita della memoria e come questa possa condizionare poi i rapporti affettivo-sentimentali che si sviluppano all'interno di una famiglia o anche di un gruppo di amici. L'Alzheimer è una malattia estremamente diffusa, mi pare sia la seconda dopo il Parkinson, una malattia neurodegenerativa. E come tantissime persone ho avuto anch'io dei casi in famiglia, parenti anche molto, molto vicini, perché non mi sarei mai azzardata a trattare questo argomento se non l'avessi in qualche modo vissuto in prima persona, perché mi sarebbe proprio sembrata un'appropriazione indebita di dolore altrui. Quindi ho voluto, e comunque l'ho scritto con un certo senso di ansia, un peso sullo stomaco, nel pensiero che magari, visto che Alice e Alberto hanno un rapporto molto scanzonato, molto ironico, che cercano di portare avanti nella loro quotidianità, anche quando Alberto si ammala, perché è lui della coppia che si ammala, che questa finta leggerezza potesse essere presa come un'offesa per chi ha ancora una situazione in casa, per chi funge da caregiver per una persona cara. Però dalle varie letture che sono arrivate, poi mi sono arrivati i pareri che mi hanno confortato, dove si sono appunto ovviamente commossi per la storia, ma in alcuni casi hanno anche sorriso nel vedere i piccoli litigi che potevano intercorrere all'interno di una coppia, e anche una sorta di comprensione e giustificazione nei confronti di Alice, che mai avrebbe pensato di doversi accollare, perché a un certo punto lei lo pensa anche che è un accollo quello che le è successo, perché non puoi mai andare a pensare che a 40 anni il compagno della tua vita divenga diagnosticato una forma di Alzheimer precoce. I casi non sono tantissimi, vuol dire che c'è familiarità e tutto quanto, però non pensi mai possa succedere a te, e soprattutto non una cosa di questo tipo. Il fatto è che proprio il peso che via via diventa sempre più, diciamo, aumenta sempre più, e va a deteriorare un po' i rapporti familiari, i rapporti interni, e in un certo senso tende anche a isolare, chi si trova all'interno di quella situazione nei confronti del mondo esterno, delle amicizie, e per questo io lo vedo un po' come un tabù, nel senso ne siamo consapevoli, sappiamo che c'è, è diffuso, però parlarne dà fastidio e quindi diciamo che spontaneamente non se ne parla. È qui che diventa un tabù, a mio Ok, avviso. sì, può essere. C'è anche un certo livello di discrezione, poi a un certo punto subentra una barriera che metti tra te e il mondo per tenere dentro il dolore, non lo so, sono tante poi Ed è le. quell'isolamento di cui parlavo prima.
li abbiamo citati più volte, fin dai tempi di Tolkien. A questo punto parliamone. Parliamo di questa coppia. Partiamo da Alberto. Chi è Alberto nella finzione del romanzo e nella realtà? C'è qualcuno che ha ispirato il tuo Alberto? Allora, Alberto nella finzione del romanzo è il calzino che andrà perduto nella lavatrice, mettiamola così, perché è quello che si ammala di Alzheimer. Originariamente avevo pensato di far ammalare lei, ma non me la sono sentita, non ho avuto il coraggio, non ce l'avrei fatta pensare alla lei della coppia ammalata, sarebbe stata un'immedesimazione poi eccessiva, quindi ho preferito scaricarla su di lui, povero Alberto, perdonami. No, no, non è ispirato a nessuno in realtà. Raccoglie quelle che sono le caratteristiche per me dell'uomo ideale, mettiamolo in questo modo, e perché Alice e Alberto sono la rappresentazione di quello che dovrebbe essere l'amore, che non è niente di idealizzato, non è niente di sempre costantemente romantico, ma che funziona, che è solido e che trova nelle proprie quotidianità, che sono singole per ogni coppia, il suo modo di andare avanti, il suo modo in qualche modo di stare bene, raggiungere pagamento, contentezza, felicità, insomma, quello che si vuole dire. Però sì, Alberto, non c'è un Alberto che vaga per il mondo, che io sappia. Passiamo ad Alice. Chi è Alice nella finzione del romanzo e nella realtà? C'è una persona che ha ispirato Alice? Allora, Alice nella finzione del romanzo invece è il calzino che resta spaiato, perché è il calzino che è uscito dalla lavatrice e si accorge che il suo compagno non c'è più, perché sta svanendo piano piano in quello che è la progressione della malattia e lei dovrà fare i conti con tutto quello che è il vissuto del quotidiano, dal togliere i tappeti per evitare che inciampi, al cambiare il modo di cottura in cucina, dal gas passare all'induzione per evitare fughe di gas, fino poi alla stesura del testamento biologico, fino a decidere fin dove il suo amore potrà arrivare e dove il suo amore a un certo punto dovrà fare un passo indietro e dire io più avanti di così non posso andare. Alice invece esiste. Alice esiste e la guardo tutte le mattine allo specchio, nel senso che Alice incarna un po' tutti quei difetti che quando mi guardo allo specchio vedo, li capisco, quando mi guardo sotto una cattiva luce li vedo tutti e li ho tirati fuori, li ho messi dentro di lei. Però sono anche quei difetti, quel sarcasmo, quell'ironia, quel pensare di essere sempre comunque lei al centro del mondo per ogni cosa, che sono anche lo scudo, la corazza che le permetterà di fare quello che fa nel suo percorso da caregiver nei confronti di Alberto. Alice non mi è mai stata simpatica, neanche quando la scrivo. Le voglio bene, perché le voglio bene, non potrei dire niente di meno, ma non mi è mai stata simpatica perché la vedo tutte le mattine allo specchio e dico: ma no, proprio no, non va bene. Però per quello che doveva servire nella funzione narrativa, io spero che abbia funzionato e che abbia fatto il suo ruolo in quanto calzino superstite. Ho una domanda, permettimi questa, diciamo, questa piccola digressione. Alberto ed Alice si confrontano sul fine vita. Si confrontano, altro che se si confrontano sul fine vita. Uno dei temi del romanzo, lo dico anche per trasparenza, per chi dovesse poi voler affrontare la lettura, è anche quella dell'eutanasia, toccata in maniera tangente, però c'è, assolutamente si confrontano tramite il testamento biologico, che in Italia valore che ha, cioè praticamente nulla, perché in due delle fasi cruciali della nostra vita, ovvero la culla e la tomba, questa per dirla invece la Cloud Atlas, viene meno quel libero arbitrio di cui tanto invece cerchiamo di vantarci, e invece all'inizio e alla fine ci vengono negate alcune libertà che dovrebbero essere onestamente fondamentali. E quindi questo tema viene, sì, assolutamente affrontato, loro si confrontano con l'esito che poi decideranno insieme, però devo dire che è una decisione di comune accordo, proprio perché sono una coppia che funziona, nella loro imperfezione funziona. Noi viviamo in un paese che incarna un po' un paradosso. Siamo uno stato laico incredibilmente legato alle tradizioni religiose. E badate bene, amiche e amici della lettura e carissimi funzionari del ministero, questo è solo quello che penso, pur essendo, diciamo,
pur ritenendomi una persona legata alla mia fede, non, diciamo che siamo laici sulla carta. E questo paradosso, crea, un'incredibile conflittualità tra quella che dovrebbe essere la scelta di una morte ritenuta dignitosa da chi vorrebbe sceglierla e l'impossibilità di compiere quella scelta non si capisce bene sulla base di quali virtù, perché o di quali dettami. Se si dà al cittadino la possibilità anche di sbagliare, c'è la redenzione per i peggiori malfattori, per i peggiori crimini, non si capisce per quale motivo non ci sia la possibilità di scegliere un atto di estrema libertà. Noi esaltiamo Catone Uticense, che decide di porre fine alla propria vita per non accettare la dittatura di Cesare, e poi ci ritroviamo ad avere questo conflitto di base. E la cosa che a me dispiace di più, e lo dico con molta sincerità, è che certe battaglie portate avanti da una fascia ristrettissima di politici, cioè io ne conto due, e la cosa divertente è che sono su due posizioni totalmente opposte. Uno è Marco Cappato con l'associazione Coscioni, e poi recentemente ho scoperto che l'altro, pensavo non esistesse, invece esiste, è il governatore del Veneto, Luca Zaia. Io ho scoperto o meglio, ha affermato di essere a favore del fine vita. E questa è una cosa che mi ha lasciato perplesso. In realtà forse è in linea con lui, perché tra l'altro il Veneto è anche una regione dove, per esempio, la fecondazione assistita viene garantita per un tot numero di tentativi, cosa che nel resto d'Italia non si può, cioè deve andare a pagamento, punto e basta. Poi ci lamentiamo che non c'è nascita. E il fine vita purtroppo sarebbe la risposta a una società che degli anziani non è che non si fa carico, non se ne vuole fare carico, perché siamo presi da mille impegni, siamo presi da questa freneticità e abbiamo eliminato in un certo senso quella che potremmo definire in maniera molto cinica l'utilità degli anziani. Allora, sì, Mi diciamo che per quello conclu che. co Sì, vai, scusa. concludo. E partendo dagli anziani, noi estendiamo per associazione di idee l'inutilità anche a chi si trova nella condizione di Alberto, proprio per un parallelismo. Gli anziani tendono ad avere malattie neurodegenerative per normale disfacimento del corpo. Quando quelle stesse malattie neurodegenerative diventano precoci, come nel caso di Alberto, noi ci ritroviamo in una situazione simile. Quindi tutto è, diciamo, lasciato nelle mani e all'energia di chi è, diciamo, di chi condivide quel cammino, fino a quando riesce a condividerlo. Perché se Alice si interroga, vuol dire che c'è un limite anche alla sopportazione. Sì, allora diciamo che per come l'ho trattato io non si basava assolutamente su quello che possa essere il principio di utilità o inutilità nei confronti della società, no, nella mia maniera più assoluta, quanto sul fatto della decisione per se stessi. Nel momento in cui io so di avere una determinata patologia, e qui mi riferisco ad Alberto che è molto giovane quando gli succede, e decido che se a un certo punto io non voglio proseguire in quelli che saranno gli step della malattia, perché è più facile morire con l'Alzheimer che non di Alzheimer, cioè puoi andare avanti veramente moltissimi anni e passare a tutta una serie di step che possono mantenersi in equilibrio per anni e poi andare in caduta libera all'improvviso, ecco, se io ancora in quello che è il possesso delle mie facoltà mentali decido che no, dovesse succedere questo e quest'altro, no, non voglio continuare a vivere in questa forma dell'esistenza, devo avere la possibilità di scegliere ed è per quello che dovrebbe esserci il testamento biologico. Dovrebbe essere una cosa che noi dovremmo avere a disposizione, dovremmo poter scegliere e decidere, mettendo tutta una serie di casistiche nelle quali riteniamo che la nostra vita non sia più degna e valida di essere vissuta, ma per noi stessi, non perché la società dice che non siamo più utili. Quello sì, vabbè, ok, ma anche a me non interessa. Voglio che sia degna per me e devo poterlo decidere, dovrei poterlo decidere. E purtroppo siamo ancora qualche passo indietro. Io
Ho inserito quella variabile, quella dell'utilità e dell'inutilità per la società, perché purtroppo noi ormai viviamo in una società dove si è utile o inutile. E questo purtroppo è un dato di fatto. E purtroppo le malattie neurodegenerative, insieme con altre casistiche, con altre tipologie di invalidità personale, vengono viste come un peso. Io sono figlio di invalido. Fortunatamente l'invalidità di mio padre non è stata tale da, per esempio, lasciarlo immobile su di un letto, su una sedia a rotelle. Però, l'invalidità viene vista da un lato come un peso, dalla società. Le stesse pensioni di invalidità, quante volte vecchi governi hanno provato a metterci le mani? Però dall'altro non si dà la possibilità di dire vabbè, allora io dignitosamente vi saluto e me ne vado perché è una mia scelta, mi avete scocciato. È questa la più grande contraddizione, diciamo, dell'Italia di oggi nei confronti di chi ha una malattia invalidante, sia essa neurodegenerativa o non. È l'impossibilità di decidere come e quando porre fine alla propria vita. Esatto, è quella la questione, cioè la possibilità di decidere per se stessi. Questo è... cioè, nel romanzo poi si vede, cioè, si capisce benissimo da che parte sto, non mi nascondo dietro stecchini, non è quello, però il punto è che dovrebbe esserci autonomia di decisione per quello che riguarda il fine vita di ciascuno, la propria persona. Ecco. Beh, penso sia chiara la posizione di entrambi. Direi di sì. Giulia, senti, io ho una domanda. Tu scegli di sviluppare l'arco narrativo del tuo romanzo all'interno di una casa. Quindi proprio all'interno delle mura domestiche. Vorrei chiederti perché e se in un certo modo l'esperienza, la meravigliosa esperienza del lockdown, ha influito su questa scelta. Meravigliosa esperienza. Intuizione lucida, devo dire. Allora, ci sono due motivazioni. Una, quella che dico come motivazione artistica, che è, insomma, che presento, è quella vera. Quale vuoi per prima? Decidi tu. Allora, seguiamo il filone, ti dico la motivazione artistica. Effettivamente, l'esperienza del lockdown è stata segnante in un verso o nell'altro. Io ho avuto molta fortuna per quanto riguarda il vissuto di quei mesi, perché avevo la possibilità di lavorare da casa, avevo sfogo esterno con un piccolo terrazzo, non, la casa era sufficientemente grande per non darsi fastidio tra me e mio compagno a vicenda, quindi devo dire che non... Chiaramente è stato difficile, ma l'ho vissuta meglio di tante altre persone, quindi io per quel periodo mi ritengo estremamente fortunata, non ho niente da dire. È chiaro che vivevi la casa in maniera diversa, cioè ti accorgevi anche di dettagli a cui prima non avevi fatto assolutamente caso. Poi io tra l'altro vivo in quella casa da pochi mesi e faccio yoga, seguivo le lezioni di yoga online con la mia insegnante, a un certo punto l'ho sdraiata per terra, mi giro e vedo che c'è tutta una fila di prese sotto la penisola della cucina, di cui non mi ero mai accorta e per mese ero stata convinta di non avere delle prese in cucina e diceva: ma guarda te, ma come l'elettricista cosa ha pensato quando ha fatto sta cucina che non mi ha messo una presa per usare i mini pinner? Ma e invece c'erano, è solo che non le avevo mai viste perché non ero mai stata abbastanza tempo a casa per guardarla. E quindi riappropriarsi di una dimensione che alla fine siamo abituati a vedere se lavoriamo fuori casa soltanto la mattina e la sera quando torniamo, mi sembrava una bella ambientazione, anche perché è l'ambiente più familiare per Alice ed Alberto e per Alberto mano a mano anche la conoscenza della casa, degli spazi, del dove stare va piano piano sviadendo. Infatti, nel romanzo ci sono le mappe delle varie stanze. Le è stata un'idea, un'intuizione splendida di Anna Suni, un'altra delle fondatrici delle Plurali, che è la grafica e responsabile della copertina straordinaria che c'è. E tra l'altro non abbiamo neanche una copia a far vedere, vabbè, siamo arrivati poco preparati, io ce l'ho qui in libreria.
E ci sono le stanze che vengono rappresentate mano a mano con un carattere di stampa sempre più sbiadito a rappresentare l'abilità della memoria di Alberto. E questa è la motivazione artistica. E ci siamo. La motivazione reale è che come scrittrice ho un punto debole molto molto grosso, ovvero la descrizione delle ambientazioni. Io faccio un'estrema fatica a descrivere le ambientazioni, a descrivere l'ambientazione di una città, l'atmosfera che si registra in determinati luoghi, le sensazioni plurisensoriali. Per me è una sofferenza costante e continua. Quindi ho detto, vabbè, sai che c'è? Restringiamo il campo, restringiamo l'ambiente in un posto che so di poter gestire, in una struttura ordinata, fatta di 6 stanze, dove so di potermi muovere, che così non facciamo confusione, non mi vado a complicare la vita. Sono andata in discesa, tipo i muli, no? Che quando trovano la strada comoda vado giù. Ecco, perfetto. Quindi la motivazione è stata anche questa, devo dire. Poi, chiaro, ci ragioni su a livello artistico, però in parte è stata dovuta anche dalla praticità, dall'esercizio di scrittura. La scelta della planimetria della casa è stata una scelta geniale. Tra l'altro, vabbè, io da fan di Tolkien adoro mettere il ditino e vedere dove siamo, quindi ci sta, mi è piaciuta molto. No, è stata un'idea splendida perché quelle erano mappe che avevo disegnato io per me, per essere sicura che si muovessero in maniera coerente nello spazio, che lei non lasciasse il telefono sul letto e poi allungasse la mano per prenderla mentre era la specchiera lontana 4 metri, cioè per non fare figure di questo tipo. E l'avevo mandato in fase di revisione, di editing, proprio per dire così controllate anche voi che non abbia scritto delle castronerie. Ma cosa ne dici se mettiamo le mappe sopra? Va bene, volentieri. Il problema è che io disegno molto molto male. Quindi la planimetria della casa, se l'avesse pensato un architetto, sarebbe un architetto patinacido, perché è una casa rettangolare, praticamente con le stanze rettangolari. Come le costruivo con i Playmobil da bambina, uguale, non mi sono spostata tanto in là. Quindi è una casa lunga e stretta e vabbè, insomma, però ci hanno vissuto bene. Beh, però se ci pensi le case le fanno i costruttori e quelli non stanno lì troppo a... Vabbè, ci sarà un disegno da parte di un architetto, insomma, qualcuno che l'ha pensata, non l'avrebbe mai pensata così, ecco, mettiamola in questo Non lo modo. so, secondo me sono più pro ottimizzazione dello spazio. Ok. Un architetto magari ti fa una struttura semisferica sospesa su un traliccio legato a quattro piloni. E invece il costruttore dice: no, aspetta, qua siamo 6 piani, 4 appartamenti a piano. No, perché poi io guardo anche tutti i programmi tipo Casa a Prima Vista, queste robe qui, do anche dei giudizi, no, ma come pensa, no, ma lo spazio non è sfruttato bene, quindi mi bullo anche di cose di cui non so assolutamente niente, e alla prova dei fatti, appunto, per disegnare 4 stanze è stata una Caporetto, però Senti, Giulia. Vorrei soffermarmi sulla Giulia Pretta scrittrice. Quindi ti faccio una domanda diretta. Tu che tipo di scrittrice sei? Sei una scrittrice che si abbandona all'ispirazione del momento, al sogno onirico, oppure crei le tue trame principali con le sottotrame collegate, le schede dei personaggi, una storyline dettagliata? Io come scrittrice sono un editor, io sono un editor di formazione, quindi mi prendo cura dei libri di altri autori e altre autrici, quindi per me il backstage, la struttura è fondamentale, se non c'è struttura non vai da nessuna parte. Quindi prima c'è pianificazione, c'è la costruzione di una scaletta molto precisa, c'è il punto di inizio e il punto di fine, cioè devo vedere dove sto andando sempre e comunque. Per me la questione della scrittura onirica in preda all'ispirazione è un bellissimo retaggio dell'epoca romantica, ringrazio per il mondo immaginifico e per gli spunti narrativi che offre, tipo in Shakespeare in Love, dove lo vediamo che se non ha l'ispirazione lui non scrive, ma è necessaria struttura, è necessaria preparazione sempre e comunque, altrimenti non vai avanti, secondo me. Ed è quello che consiglio anche a tutti gli autori e le autrici che lavorano con me. Fate la scaletta, fate la struttura, mi raccomando, sempre. Tu hai una routine di scrittura, nel senso hai dei giorni predefiniti, delle fasce orarie, non lo so, ti piace scrivere di notte?
No, 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 dopo le 5 io già non connetto più, figuriamoci. No, no, non ho nessuna particolare routine in realtà. Quando ho tempo, ecco, questo è fondamentale. Può essere che un giorno un paio d'ore lavoro a quello, può essere che un giorno un quarto d'ora lavoro un quarto d'ora, ma quando sto lavorando un romanzo sono sempre in fase di scrittura, cioè nella mia testa continuo a ripetermi la scena, continuo a pensare che cosa si devono dire, quali devono essere le frasi, così nel momento in cui mi metto a PC devo soltanto trascrivere una cosa che ho già recitato e già provato nella mia testa più volte. Ottimizzo. Quando sono in macchina, magari, se non ascolto un audiolibro, penso a quello che devo scrivere. O alla lista della spesa, a scelta. Ma le Parliamo di blocco della scrittrice, di quando proprio ti incarti, ti infili in un vicolo cieco e non riesci ad andare avanti, non puoi andare indietro perché ti dispiace buttare le pagine. Ti è mai capitato? E quale consiglio daresti a chi si trova in questa situazione? No, nel senso, se hai strutturato il lavoro, se hai impostato il navigatore da Padova devi andare a Catanzaro, tu da Padova vai a Catanzaro. Magari ti potrai perdere, magari a un certo punto andrai un pochino più a rilento, magari ti fermi, adesso sono presa nella metafora, magari ti fermi in autogrill a mangiarti il camoglio e ti fermi per mezz'ora, avevi preventivato solo un quarto d'ora. Magari il navigatore ti fa fare una strada sbagliata, fai un giro e torni indietro. Non importa, tu a Catanzaro arriverai perché hai strutturato, perché sai dove devi andare, sai qual è il tuo piano di marcia, il tuo piano di lavoro. Ed è quello che io consiglio sempre, perché se non c'è una preparazione dietro e vai solo appunto sulla spinta onirica dell'ispirazione, sarà pagina 10, sarà pagina 30, sarà pagina 100, a un certo punto ti bloccherai e non saprai più come andare avanti. E lì sì che avrai buttato delle pagine. Non butti mai delle pagine se sai dove stai andando. Al massimo ci sarà una giornata in cui lo stile non ti piacerà, dovrai riformulare i dialoghi 8 volte. Va bene, ma andrai avanti, non ti bloccherai mai. Se sai dove stai andando e hai strutturato, non ti blocchi. Senti Giulia, io quando sono super contento e soprattutto me la sento, mi immergo un po' in quel pantano, io lo chiamo il pantano di Facebook, quello dei gruppi di scrittori emergenti, eccetera. Prima o poi verrò bannato perché uno di questi dirà: ah, eccolo, lo banniamo da tutti i gruppi. E diciamo che ci sono delle figure mitologiche che sembrano far parte di quei poteri forti che bloccano gli scrittori esordienti, che fanno in modo da non pubblicarli, da gettargli davanti mille ostacoli. Tra queste figure mitologiche dei poteri forti dell'editoria, a parte gli editori ovviamente, che sono proprio il vertice, ci sono beta reader, editor. Chiariamo un attimo la figura dell'editor, perché a mio avviso mandare il proprio scritto a zia Lucia, che quando ti vede dice: ah Giulia, come sei carina, hai scritto una cosa, che bello! Forse non vale tanto come beta reader affidabile. E l'editor? Eh no, io non lo mando all'editor perché me lo riscrive da capo. Chiariamo subito, se voi non riscrivete da capo. Se devo riscrivere qualcosa lo scrivo a mio nome e lo scrivo mettendo il mio nome in copertina. Nel momento in cui mi arriva il testo di un autore o un'autrice che ha bisogno di aiuto, io sul mio sito mi definisco restauratrice di storie, a volte la meccanica delle storie è indifferente, perché a me piace smontare il testo, evidenziare le cose che funzionano e le cose che non funzionano. Io ti punto il dito e ti dico: guarda, questo passaggio qui non funziona, questa scelta narrativa qui è debole. Perché? Quali sono le motivazioni dei personaggi? Perché stanno facendo questo? E a quel punto, processo tipo maieutico, l'autore, l'autrice trova la risposta e se lo scrive, perché l'editor non interviene mai su quella che è la voce narrativa di un autore, di un'autrice, ripeto, perché altrimenti se devo scrivermi una cosa scritta come la scriverei io, scrivo una cosa scritta come la scriverei io e metto il mio nome in copertina. Ma no, assolutamente non c'è, nessun editor dovrebbe riscrivere il testo di qualcun altro ed è una figura fondamentale sia a livello come lavoro indipendente da parte dell'autore che ancora sta cercando una casa editrice, sia come figura interna alla casa editrice che ti segue passo a passo poi nel processo di pubblicazione. È un po' come un allenatore. Se non hai ancora trovato la casa editrice destinata
l'immaginazione del tuo romanzo, l'editor ti aiuta ad allenarti perché la casa editrice ti trovi. E nel momento in cui sei dentro la casa editrice, continui ad allenarti con l'editor interno, come essere selezionato per le Olimpiadi. Non è che se ti hanno selezionato non ti alleni più, continui a lavorare. Però aumentano le probabilità di essere notato da uno Quindi scouting. possiamo dire che se un testo viene rifiutato non è perché c'è una, diciamo, cattiva predisposizione o addirittura un leggero sadismo, ma è perché è scritto male o semplicemente no, cioè non puoi proporre. Ci sono mille motivi per cui un testo possa essere rifiutato da una casa editrice, a cominciare dal fatto che la casa editrice non sia quella giusta, che magari sarà la quinta casa editrice a cui lo manderai e non la prima, al fatto che magari non hai guardato bene quale può essere il loro catalogo e hai mandato un testo che non è in linea, al fatto che magari a livello commerciale non c'è appeal, non c'è un target definito e anche magari che il testo non rispetta i requisiti base perché possa essere considerato lavorabile e appetibile per la pubblicazione, perché c'è da dire anche questo, non ci sono. Oddio, questa cosa di poteri forti mi fa ridere un po'. Sì, è bellissima. Ci sono tantissime motivazioni. Non è un mondo ideale perché è un mondo anche abbastanza compresso a livello di numeri di pubblicazioni che vengono fuori, però ho visto troppo spesso capitare che i testi di valore trovino la loro strada per la pubblicazione, non è un discorso naif. Chiaro che se inizi a scrivere dicendo come faccio a farmi pubblicare, stai guardando il dito anziché la luna. La domanda che dovresti farti è come faccio a scrivere un testo che abbia un valore letterario? E poi da lì si va avanti. Questa è un'altra cosa che durante i corsi di scrittura dico sempre, che Diciamo che si lavora così, ecco. per fare un esempio concreto, spedire il mondo al contrario alle plurali potrebbe essere una scelta leggermente fuori luogo. Per esempio, Per perché le esempio. plurali pubblicano autrici contemporanee oppure autrici del passato, ma pubblicano autrici, ok? Quindi, Senti se, Giulia. esatto, se hai il mondo al contrario, no, non mandarlo via. Senti Giulia, io a questo punto vorrei farti un'altra domanda. Tu sei passata dai cantieri archeologici, storia dell'arte, mostre d'arte, musei, al mondo editoriale. Infatti poi sei una editor. Come mai questo cambiamento, se posso e se ti va di rispondere? Sì, ma è una bella storia. Mi piace sempre dire cos'è stata archeologia? E tutti che rispondono: anch'io volevo fare l'archeologo, l'archeologa da bambino. Seconda domanda: ma quindi scavavi dinosauri? L'80% delle persone poi ti chiede questa, risposta poi è no. E cosa sei finito a fare? Faccio l'amministratore delegato di una. Bravo, capito che non hai fatto l'archeologo, giustamente. No, vabbè, scherzi a parte. Era un percorso di studi che io volevo intraprendere sì da quando avevo 6 anni, credo. Non mi ricordo quando ho deciso che volevo diventare archeologa. Non so se sia stato prima o dopo Indiana Jones, ma comunque siamo per lì. Dopo Mila e Shiro, Indiana Jones ha rovinato una generazione, comunque sulla scelta dello sport e della carriera da intraprendere. E i Goonies no? Anche i Goonies, per carità, cioè, però qualche anno prima, credo. Non, io i Goonies li ho visti da adulta, devo dire anche questa cosa, non li ho mai visti da bambina. E quindi ho intrapreso questo percorso di studi che è stato splendido, ho fatto alla triennale archeologia classica e poi archeologia protostorica in specialistica, lavoravo sulle strutture abitative della prima età del ferro in Corsica, che è il titolo della mia tesi. Ma anche già quando ero all'università lavoravo in parallelo in gallerie o in mostre d'arte perché volevo vedere cosa c'era dall'altra parte della linea del tempo, quella cronologica, e mi sono accorta che prima avevo più interesse a lavorare nel campo della valorizzazione e quindi ho lavorato in musei e mostre d'arte. E poi nel corso del tempo ho incominciato, visto che sempre letto, sempre scritto, ho incominciato a seguire corsi di scrittura creativa, corsi di formazione come editor e mi sono resa conto che a livello professionale avrei voluto provare a lavorare in quel settore. E così ho fatto due lavori insieme praticamente per un po' di anni per cercare di costruirmi la base per poi poter andare avanti, e il che è bello anche perché ti fa vedere che tutto è importante quello che fai nella vita, ma non c'è quasi niente di praticamente irreversibile. Quindi ho una laurea in archeologia, sono
sono molto contenta e cito la Corsica, l'età del ferro ogni volta che posso, però ho avuto la possibilità, la fortuna e l'impegno anche di voler e poter cambiare e l'ho fatto e quindi più vite lavorative, non sono più neanche gli anni dei nostri genitori dove entravi in un'azienda a 19 anni e ne uscivi alla pensione, cioè la nostra generazione è molto più abituata a questi cambi, non mi sembra neanche più una storia particolarmente strana, è successo tantissimo, ecco. Giulia, il tuo romanzo, qui forse potrei essere un po' impertinente, ma concedimelo. Il tuo romanzo ha una postfazione e la postfazione alla monogamia di Calzini è firmata da Roberta Lepri. Non c'è bisogno di dirlo chi è, autrice veramente, ha scritto mille cose, varie lunghezze, veramente un'autrice molto prolifica. Posso chiederti com'è nata questa collaborazione, come vi siete conosciute? Roberta Lepri è un'autrice raffinatissima, pubblica per la collana Amazzoni dell'editore Volan e io l'avevo conosciuta col primo titolo che ha pubblicato per quella collana che è Hai presente Liam Neeson? Che trattava il tema dell'Alzheimer e lo trattava in maniera non cattedratica, non didascalica, non eccessivamente medica, tecnica, niente di tutto questo, raccontava la storia di una sorta di coppia, ecco. E raccontava di questo, raccontava anche di una sorta di amnesia presa alla personaggio principale. E quando l'ho letta e mi è stato chiesto: ti piacerebbe avere qualcuno che scrive una prefazione, postfazione per te? Io ho fatto il suo nome perché per me sarebbe stato un onore grandissimo avere la possibilità di farmi leggere da lei. E lei, con estrema cortesia, ha letto il testo. Le è piaciuto, mi ha dato anche degli utilissimi suggerimenti per alcuni cambi di punto di vista all'interno della storia, quindi parte del processo di lavorazione è stato anche grazie al suo input. Mi ha scritto questa postfazione incredibilmente lusinghiera, la quale io le sono sempre grata ogni volta che veramente. Sono veramente grata, sono stata fortunata ad avere la possibilità che lei avesse tempo di leggerlo, voglia e che in qualche modo le sia piaciuto. Giulia, però questa intervista non può concludersi senza una nota di disappunto tutto italico. Quindi questa è la faccia del disappunto. Vai, disappunto, ok. Nonostante il sole, il mare e il buon cibo, cosa vengo a sapere? Che tu vorresti vivere nell'Europa del Nord. Perché fa freddo, mangiano le aringhe, ci sono i vecchi e il mare. Calma, no, allora a parte che ma si mangia bene, io ho sempre mangiato bene quando sono andata in Nord Europa, sognerei di vivere a Stoccolma, Stoccolma è la città del cuore, oppure alle isole Faroe, se dovessi avere il piede a terra da qualche altra parte, perché così posso trovare le girelle alla cannella in ogni bar senza dovermi dannare per trovarle o senza doverle fare io tutte le settimane, che non è un processo così lungo, però insomma se scendo al bar le trovo sono più comoda. No, poi il clima, io sono amante dei climi un pochino più freschi, amo molto la luce notturna, quindi per me quando cambia l'ora ottobre, finalmente diventa buio un'ora prima, io sono felice. Le giornate eterne estive per me sono un castigo divino, quindi se fossi in un posto dove fa buio alle 2 di pomeriggio, andrei benone. Va bene, allora se mi dici questo non fa niente, ritiro il disappunto. Ecco, no, Non... È perché non sei drogato di girella alla cannella, è quello che non ti. quello. Il freddo mi piace, quando vivevo a Bolzano ci stavo benissimo proprio per il freddo, il caldo no, mi fa soffrire. Tu pensa che io odio la sabbia calda. La mia giornata tipo al mare arrivo, il tempo di una passeggiata, il bagno, il caffè, mi asciugo e ritorno. Un'ora e un quarto. Di più non riesco. La routine perfetta da mare. Ed abito a 100 metri dal mare. Quindi... Di più, ma non. Una delle domande tipiche, un cult di questo canale, una domanda semplicissima, proprio di quelle alle quali si risponde con un sì o un no diretto. Che cos'è per te la felicità, Giulia? Proprio
una di quelle domande semplici, no? Che potresti rispondere soltanto dopo anni di studio filosofico intensivo e ragionamento sulle sfaccettature dei vari lati. Il fatto è che dare la definizione dei massimi sistemi, cioè di quei sentimenti che guidano in qualche modo l'esistenza umana, ciascuno ha la propria risposta personale, questo va da sé. Un po' come il filtro d'amore di Harry Potter, no? Che ha il profumo diverso sulla base di quello che ci attrae, no? L'amor rapienza si chiamava, mi pare. La stessa cosa è la felicità. Il fatto qual è? È che nel momento in cui dai questa definizione e dici cos'è per te la felicità, diventa incredibile subito, secondo me, un esercizio di retorica, ma non retorica buona, retorica scadente. Perché ti rifugi in quelle che possono essere delle sensazioni riconoscibili in maniera universale. Se ti dico che mi rende felice mangiare una tavoletta di cioccolato o coccolare un Labrador, tutti si possono riconoscere in questa cosa, ma di fatto non hai detto niente. Ed è per questo, secondo me, che dare la definizione di felicità non, a voce non è fattibile, a meno che non ci siano studi di filosofia alle spalle. E per citare un altro cult, punto fermo della nostra cultura, ovvero Boris, è meglio se o famo, cioè è meglio se siamo felici invece che odimo, non stiamo a dirlo, insomma, cerchiamo di esserlo e basta, il limite è possibile. E tu lo sei? Quando arriverà il lampadario, poi sarò ancora più felice, però intanto mi accontento, la luce si è stabilizzata un po', quantomeno. Sai, una volta un ospite mi ha detto: che cos'è la felicità? Un sentimento sopravvalutato. E io lì ho detto: no, che bello, Farti meraviglioso. fare le magliette. Progetti per il futuro di Giulia Pretta. Allora, progetti per il futuro a livello di scrittura. Quelli che preferisci. Quelli che preferisco, allora, finire di arredare la casa, che in questo momento trasferita da poco, quindi ho questo arredamento vibes che guida ogni minuto della mia giornata. C'è quel trend su Instagram che dice vorrei che la mia casa sembrasse come se non ci vivesse dentro nessuno. Esatto, io la vorrei tutta ordinata da catalogo e poi che non venisse spostato niente, ma va bene. Ho incominciato a lavorare a un nuovo romanzo, quindi sono soddisfatta di questa cosa perché do sempre la precedenza ai testi degli altri rispetto ai miei. Non sono Dumas che veniva pagato a parola, quindi se non scrivo niente non succede niente a nessuno. Però ho incominciato un nuovo lavoro, quindi sono soddisfatta, voglio portarlo alla fine, ha preso un buon ritmo, quindi questi progetti nell'immediato. Beh, allora io colgo l'occasione per invitarti già per parlare del tuo prossimo lavoro, se ti fa piacere e Molto sei. volentieri e speriamo ci sia di che parlare, ecco, perché ovviamente poi i poteri forti magari ci bloccano. Ti è piaciuta quella visione dei poteri forti? Mi fa sorridere, più che altro no, posso capire perché poi magari visto dall'esterno il mondo editoriale è un mondo mistico a metà davvero fra la Contea e Mordor, cioè un mondo idilliaco oppure un mondo fatto di lame e spade. Quindi capisco che ci sia questo pensiero. Ecco, però fa Ma sorridere. guarda, basterebbe anche solo un minimo di umiltà, proprio un pizzico di umiltà, e il fatto di non pretendere che solamente perché sei arrivato a 100 pagine te lo devono pubblicare per forza. Ma basterebbe già questo per. Poi chissà, chissà. Io vorrei ricordare a chi ci ha ascoltato finora che La monogamia dei Calzini, il romanzo di Giulia Pretta, è edito da Le Plurali Editrice. È ordinabile in libreria, mi raccomando, chiedetelo in libreria se proprio non potete. È acquistabile dallo shop online delle Plurali Editrice, è acquistabile anche da Amazon.it, trovate il link in descrizione. Vi invito inoltre a seguire i profili social delle Plurali Editrice e di Giulia Pretta per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite della casa editrice, ma anche per i firmacopie dell'autrice, che sono sicuro non vi negherà, quindi mi raccomando, seguite senza stalkerare, per favore, altrimenti poi gli ospiti mi disertano. Giulia, che dire? Io ti ringrazio per la pazienza, per la gentilezza e soprattutto per non avermi chiuso la conversazione quando sono stato forse imprudente o impudente, inopportuno. Grazie a te per lo spazio e per la chiacchiera, è stato un piacere. E Alla grazie a chi è rimasto fino qui, mi sa che li abbiamo tenuti tipo in ostaggio, però insomma. Sì, ma si saranno divertiti.
spero. Ti abbraccio, ciao Giulia. Grazie, buona serata, ciao.